Buongiorno, benvenuti a Omnibus. Molti temi per la nostra puntata di oggi, naturalmente a partire dal Consiglio europeo, dalle decisioni che non sono poi moltissime che ha preso, però sicuramente dalla rilevanza politica della presenza del presidente americano Biden dopo primo presidente che torna a partecipare a un Consiglio europeo dopo Obama. Quindi dopo molto, molto tempo e con una mano tesa sulla quale però cercheremo, rispetto alla vaccinazione e soccorso sui vaccini, che però cercheremo di capire meglio quale concretezza e quali prospettive ha. E in più la diffidenza, così tutti i quotidiani, i titoli dei quotidiani accentuano questo aspetto, la diffidenza dell'Europa nei confronti di AstraZeneca e di altre, del comportamento di alcune aziende farmaceutiche. Sullo sfondo naturalmente anche la politica più nostrana, il Partito Democratico, le prime mosse di Enrico Letta ancora con i capigruppo, ma soprattutto con la sfida delle città, perché a questo punto delle decisioni sono da prendere, e anche dei casi, come dire, dei casi politici che riportano un po' in un altro modo il tema della casta o dei piccoli abusi delle posizioni di potere. Di questo parleremo con i nostri ospiti, oltre al fatto che oggi è anche venerdì e ci sono un po' dei sondaggi di Lorenzo Pregliasco. Vi presento gli ospiti, ho nominato Lorenzo Pregliasco e quindi parto da lui. Buongiorno Lorenzo, bentornato con i tuoi numeri. Buongiorno. Do il buongiorno e il bentornato a Marco Conti, giornalista del Messaggero, chigista, come si dice, da molto tempo. Ciao Marco, bentornato. Buongiorno a voi. Grazie. Buongiorno e do il benvenuto a Carlo Calenda, leader di Azione, eurodeputato, e glielo chiedo subito così sgombriamo il campo. È sempre candidato sindaco a Roma? Ah sì, io e la Raggi siamo l'unica costante fino ad oggi. Siete l'unica certezza, qualsiasi cosa accada, anche se alla fine Nicola Zingaretti, ex segretario del PD, dovesse abbandonare la regione e scendere in campo? Sì, sì, si va avanti, si va avanti. Ci sto lavorando ormai da 6 mesi e adesso, tra l'altro, lunedì comincerò a far uscire il programma sulla parte non di municipi, quindi sui problemi relativi ai rifiuti, eccetera. Io vado avanti. È vero che non le è piaciuta la definizione della Raggi come di una minaccia per Roma da parte di Zingaretti? No, ho detto un'altra cosa, l'ho detto ieri pubblicamente, che la Raggi secondo me è stata un'amministratrice disastrosa, però che tra quelli che si aspettavano la condanna, gli sgambetti dei suoi, eccetera, credo che insomma lo spettacolo non è molto edificante. Io sono convinto che vada sconfitta alle urne, non aspettando la magistratura o gli sgambetti in consiglio comunale. Va bene, torneremo sulla politica, le alleanze, le città dopo, perché naturalmente vorrei partire con lei e con gli altri nostri ospiti sul Consiglio europeo. Naturalmente gli europei si sentono ingannati dalle aziende farmaceutiche, ha detto Draghi ieri, c'è qualche giornale che spinge il titolo ancora un po' più in là, per esempio La Stampa, basta inganni da Big Pharma. Ieri Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna, qui a Omnibus ha detto invece Draghi, però invece di preoccuparsi delle corporazioni che passano avanti, saltano le fila nei vaccini, si preoccupi delle vere lobby, quelle delle aziende farmaceutiche. C'è questo tema, è la giusta impostazione, visto anche nel suo ruolo di europarlamentare? No, penso che sia, cioè, no. L'Europa ha negoziato malissimo, io l'ho detto in plenaria alla von der Leyen ormai un mese fa, ha negoziato male. Tra l'altro oggi c'è un bel articolo di Fubini che spiega molto bene che cosa è accaduto, sia sulle quantità, sia sulle penali, sia sul prezzo. Insomma, ha fatto tantissimi errori, non ha preparato una strategia di backup, come si dice, cioè per la produzione del vaccino qui in Europa. Ma sono stati errori fatti dall'Europa, non da sola, perché c'erano i 27 rappresentanti dei paesi europei nel comitato che negoziava. Invece sono molto in disaccordo con Bonaccini. Noi peraltro abbiamo fatto una mozione in Parlamento
su cui il governo ha dato parere negativo stranamente un paio di settimane fa, in cui dicevamo stabilite questi criteri a livello nazionale. Cioè, tutti noi credo conosciamo professori che magari non insegnano quelli a contratto, che vanno ogni tanto all'università, che lo stanno facendo da remoto, eccetera, eccetera, che si sono vaccinati mentre gli ottantenni non lo sono. E quello che dicevamo noi, e lo deve stabilire il governo, deve stabilire chi si deve vaccinare e chi no. Ma più in generale, la strada scelta, in particolare dal governo Conte, di non imporre una gestione centralizzata della pandemia, secondo me è stata una strada perdente. Anche se le regioni si difendono dicendo ma noi, oggi lo fa per esempio il governatore del Friuli Fedriga della Lega, dice ma noi in realtà abbiamo applicato le direttive del piano vaccinale di Speranza, quello Conte bis, diciamo, quello presentato a dicembre, dicevano prima gli ottantenni, ma poi per esempio AstraZeneca non si poteva usare per quella fascia d'età, poi diceva gli insegnanti e questo abbiamo fatto. È chiaro che forse nelle interpretazioni estensive, e comunque la voce avvocati non c'era, però questa è la linea di difesa delle regioni oltre al delle dosi. Però non è smentita dai numeri, perché se voi vedete le vaccinazioni sugli ottantenni per regione, vedete che ci sono differenze gigantesche sulla popolazione. Quindi io non credo che sia stato fatto questo, credo che siano state inserite categorie e mica categorie che sono state fatte, appunto, come diceva lei, interpretazioni estensive, per cui praticamente chiunque aveva varcato la soglia di un'università aveva diritto al vaccino, cosa del tutto assurda. Ecco, credo che queste cose qua le regioni hanno sbagliato, e come in tante altre cose durante questa pandemia, e forse ha sbagliato anche il governo a non fare da prima, a non chiarire da prima che su questo sarebbe stato molto duro e avrebbe verificato e l'avrebbe fatto in modo puntuale, cosa che peraltro noi abbiamo criticato. Io credo che il governo non l'abbia fatto, soprattutto nella prima fase della pandemia. E Draghi sta centralizzando, abbiamo sentito parlare in questo modo proprio al Senato l'altro giorno. Marco Conti, chiedo a te due cose. Uno, visto che anche oggi hai scritto del Consiglio europeo e quindi di Draghi al Consiglio europeo, ti vorrei chiedere subito lì che cosa ha fatto, come si è posto, premesso che c'è sempre qualche retroscena da fare, perché viene sempre molto orientata la comunicazione dei presidenti del la comunicazione di quello che i presidenti del Consiglio hanno detto dentro i consigli europei. Siccome sei di grande esperienza in questo senso, ti chiedo di distinguere le due cose, e anche naturalmente questa centralizzazione sulle regioni, se sta funzionando, perché hanno reagito le regioni, lunedì ci sarà un incontro, abbiamo visto che non sono stati contenti del richiamo al ruolo dello Stato centrale. Beh, sì, sulle regioni è evidente che c'è un problema di natura politica, che le regioni cercano di una responsabilità che cercano di scacciare, perché poi, come diceva l'onorevole Calenda, le percentuali di alcune regioni parlano chiaro, anche alcune categorie che sono state inserite, mi riferisco agli avvocati in Toscana. A parte poi i furbetti individuali che abbiamo registrato, però ci sono effettivamente stato allargato quel concetto di fragilità, e poi le categorie sono state prese per l'intero, perché se vale, come diceva Calenda, per gli insegnanti, per i professori, forse vale anche per le forze dell'ordine prese nel loro insieme, perché poi ci sono quelli che sono su strada, ci sono anche quelli che sono nell'ufficio, così nelle ASL, cioè i medici sono stati vaccinati tutte, però è chiaro che c'è la voglia anche con questa riunione di scacciare una responsabilità, ma insomma speriamo che questo sia giusto. Più che altro che queste assurdità diventano più evidenti, perché più passa il tempo e più quella valanga di vaccini che sarebbero dovuti arrivare, si sperava che arrivassero già ai primi di marzo, non sono arrivati, quindi è chiaro che quando ce ne sono pochi poi la corsa al privilegio aumenta. Sul piano del Consiglio europeo, sì, sono d'accordo con te, la comunicazione del Presidente dei dipendenti del Consiglio è sempre è chiaro che, e tanto più che in questa fase noi ormai da diversi consigli europei siamo ancor più in difficoltà, perché siamo a distanza
E anche quando nell'ultimo siamo stati lì a Bruxelles, poi comunque non si potevano vedere questa, quindi questo crea un problema, perché ovviamente non c'è neanche la possibilità di scambio sul posto anche con altri colleghi di altri paesi, è tutto più complicato. Però è vero che ieri Draghi, al di là un po' di qualche di enfasi in più, ha tenuto la linea della rigida nei confronti delle case farmaceutiche. Poi alla fine si parla a plurale, ma insomma è una sola e conosciamo e sappiamo qual è. E questo tono in pienissima sintonia con la Presidente della Commissione, questo ha svolto, e anche con la Germania e con la Francia. Adesso poi che si arriverà ad attuare questo blocco dell'export è tutto da vedere, comunque sicuramente è stata consegnata in mano alla Commissione che sta trattando, che ha cominciato a mandare anche qualche lettera diciamo su carta bollata, diremmo noi, da un'arma forte, vedremo che cosa accadrà, anche perché dietro le mancanze poi di AstraZeneca c'è il Regno Unito, e questo è l'altro certo, ma poi problema grosso. Poi torniamo su questo argomento anche nella terza parte di questa trasmissione, perché avremo anche insomma un approfondimento sul lato geopolitico, anche qui come tutti i venerdì. Ci sarà anche Dario Fabbri e vedremo. Lorenzo Pregliasco, allora intanto vorrei chiederti se hai già dei numeri sui leader, diciamo, quindi su Draghi, la fiducia, mi sembrava di sì che avessi qualche cartello su questo, poi dopo torniamo alle cose più nostrane. Intanto scusami, però vorrei dare la notizia che Draghi farà una conferenza stampa oggi, perché c'è la riunione della cabina di regia sulla gestione invece locale italiana della pandemia, e subito dopo ci sarà una conferenza stampa. Lorenzo. Sì, chiaramente poi il contesto nel quale vedremo anche i dati sui leader tra poco è un contesto nel quale sicuramente conta moltissimo l'andamento della pandemia e delle vaccinazioni. Io dico solo un dato a integrazione, Alessandra, di quello che dicevano gli altri ospiti poco fa. Ci sono regioni come la Sardegna e la Toscana in cui, dati nostri, Utrend di ieri, la percentuale di over 80 vaccinati sul totale degli over 80 di quelle regioni è tra il 5 e il 6%, la media italiana è 20%, e ci sono regioni oltre il 30%, quindi è evidente che c'è un'enorme disparità tra regioni. A questo si riferiva evidentemente il Presidente del Consiglio. Col cartello 4 vediamo in realtà una panoramica della fiducia in alcuni leader registrata da EMG, dall'Istituto EMG. Qui che cosa vediamo? Vediamo che c'è un dato di Draghi molto alto, ben sopra il 50%, non forse ai livelli di un mesetto e mezzo fa, insomma dell'inizio del suo governo, ma comunque 56%, e c'è poi una seconda linea, per così dire, di popolarità in cui troviamo Conte, in cui troviamo Giorgia Meloni intorno al 40%, e poi a scendere si conferma, Alessandra, il fanalino di coda di Matteo Renzi in tutti i sondaggi, in realtà anche sul livello locale, quando ci capita di sondare la popolarità dei leader, Matteo Renzi è sempre in fondo, poco sopra il 10%, infatti qua vediamo un 14% anche secondo EMG. Matteo Renzi, che oggi è proprio intervistato dal Messaggero, comunque ribadisce che rimane in Italia Viva e al suo posto. Torno da Calenda perché ci sono molti argomenti. Abbiamo parlato di queste, diciamo, ovviamente della questione, lo scontro con le regioni, Draghi che vuole centralizzare. Volevo chiederle anche che ne pensa però delle prime mosse in politica economica, dei sostegni e anche delle prime mosse rispetto alle crisi aziendali, se ce n'è. Se si sono capite veramente bene, per esempio un dossier che lei conosce molto bene come l'Italia. Ma allora, penso questo, il DL Sostegni ha alcuni miglioramenti, codice Ateco, cancellati, eccetera, però come io ho detto già, e non si poteva fare altrimenti perché lo scostamento di bilancio era quello che era, però non è sufficiente, perché
per una ragione che gli ascoltatori capiranno perfettamente, nel senso che se tu ristori un X per cento per una perdita che hai subito, diciamo, per due mesi o tre mesi, va bene, ma poi quando, quello stesso X per cento, se la perdita la continui a subire fino a un anno, non va più bene. Allora il problema qual è? Che queste attività ormai sono chiuse da tantissimo tempo. E uno potrebbe dire, vabbè, ma i soldi sono quelli e non possiamo spenderli. In realtà io credo che dare più soldi per i ristori sia anche un ottimo investimento, perché se quelle attività chiudono, il costo sociale e comunque economico per far ripartire quelle attività è superiore a quello che spenderemo oggi con i sostegni. Quindi io auspico che ci sia uno scostamento, un ulteriore scostamento, un rafforzamento della parte di sostegni. Questo è quello che abbiamo detto al governo Draghi, capendo perfettamente che oggi la situazione era quella che era, insomma. Su Alitalia tornato il ministro delle Scusi, sulle crisi aziendali. Sì. Ma sulle crisi aziendali no, non vedo nessuna differenza. Cioè, per me, almeno per come la conosco io, la situazione è molto semplice: o si vende o continueremo a bruciare miliardi. Io provai a venderla a Lufthansa, non c'era un partito che era d'accordo. Se l'avessimo venduta a Lufthansa, oggi avremmo più aerei, più rotte, il marchio mantenuto, meno persone licenziate, non si è voluto fare a nome dell'italianità. Su Ilva la situazione è un po' ancora più surreale, perché hanno fatto cadere un contratto blindato da 4 miliardi e 2 che prevedeva blocco dei licenziamenti e investimenti in piena crisi dell'acciaio. Adesso ci vogliono mettere 400 milioni di Stato, che è una follia, perché l'acciaio è il business più complicato e difficile che c'è. Pensare che lo gestisca Arcuri e Invitalia fa ridere, però vedo su questo molta poca discontinuità. Ecco, non c'è una diciamo l'intenzione di cambiare, no, di mettere mano comunque, perché adesso ci sarà il frazionamento, cioè c'è una parte di Alitalia ITA che diventa pubblica. Che cosa succede, giusto? Sì, ma queste cose, questo giochino lo devi fare ogni volta per ragioni anche europee, ma è una roba che non regge. Ogni volta la riduci un po', ti accolli il debito, riapri i costi aumentano, è troppo piccola, cioè c'è un problema di massa critica. Quando tu raggiungi una massa critica così piccola non sta in piedi, ma questa roba qua la si sa benissimo tutti, solo che non si riesce a chiamare i giri e dire ok, si fa un accordo e la si vende. Oggi ovviamente tutto ciò è molto più complicato, perché Lufthansa ha avuto 7 miliardi di finanziamenti pubblici che non può usare per fare acquisizioni, quindi è molto più complicato, però l'interesse rimane e secondo me il negoziato va fatto e fatto rapidamente. Marco Conti, questi dossier, diciamo, sono in questo momento laterali rispetto, pur nella loro ovviamente enorme importanza, ma io dico rispetto alle scelte che deve fare sul resto, è così? Cioè, oppure non ha la forza politica, neanche Draghi, per agire in modo discontinuo su queste crisi aziendali? No, io penso che siano per ora sono collaterali, nel senso l'obiettivo principale di Draghi restano i vaccini. La sua partita nel medio periodo, non vorrei dire forse anche nel breve, si gioca su quello e ci sta impegnando buona parte del suo tempo, insieme poi a tutto ciò che effettivamente nell'attesa dei vaccini purtroppo bisognerà fare in termini di chiusure e di restrizioni, e quindi anche di sostegni a chi chiude. Anche il Ministero dello Sviluppo Economico è impegnato, ovviamente, perché crisi aziendali già ce n'erano tantissime prima di questa pandemia, quindi prima di un anno fa. Adesso è intasatissimo, e oltretutto anche Giorgetti è impegnato sul fronte dei vaccini, perché sta cercando di mettere insieme una filiera italiana o comunque italo-europea che permetta avere una Marco, scusami, dose questo di autonomia maggiore. Vorrei chiedere a Calenda di questo, il tema della produzione sul nostro territorio, come si sta muovendo, anche se secondo lei è la chiave. Anche se, insomma, le aziende, per quello che lei conosce, sì, anche il sistema produttivo italiano è in grado. Sì, l'Italia è molto forte in tutto quello che è la farmaceutica, più sulla parte di base, per la verità, però ha anche nei vaccini grandissime eccellenze, sia dal punto di vista di ricerca che di produzione. Sì, credo che sia una cosa importante, non credo che ci aiuterà quest'anno,
perché ci vogliono circa 110 fornitori da mettere insieme per fare un vaccino, è molto complicato. Però siccome dicono gli esperti, io non lo sono, che comunque noi rischiamo di doverci vaccinare ogni anno, quindi non solo quest'anno, ma almeno il prossimo, forse anche quello dopo, è importante che questo lavoro venga fatto per tempo in modo da essere pronti il prossimo anno ad avere un presidio strategico sui vaccini, perché abbiamo capito che i contratti purtroppo non sono forti abbastanza da garantirci le forniture di vaccino. Quindi sì, credo che sta facendo un lavoro utilissimo, Giorgio. A proposito dei contratti, c'è molta polemica sul fatto che ci siano le parti segretate. Per lei è motivo di scandalo? Cioè, servirebbe maggiore trasparenza? È sì. Nelle cose? Sì, io penso che sia inaccettabile in questo caso, perché vede, ti capita di dover segretare delle parti, per esempio se ci sono numeri sensibili di business plan che così i concorrenti di quell'azienda possono prendere e usare, però non è questo il caso in realtà, no? E ripeto, io penso che i contratti sono stati fatti molto male. Hanno proprio sbagliato il tipo di negoziazione, anche tirando molto sul prezzo senza capire che quello avrebbe determinato poi inevitabilmente la difficoltà di approvvigionamento, e credo che non possa esserci in questo caso alcuna parte segretata dei contratti, e così abbiamo chiesto come Parlamento europeo. Chiaro, Lorenzo, vogliamo vedere, perché hai preparato, prima parlavamo di Roma, no? E so che hai preparato anche dei cartelli, così sfruttiamo Calenda anche su questo fronte che lo riguarda. Com'è lo storico delle comunali a Roma? Cito Roma, sì, non perché le altre città, ma insomma perché è un caso politico che sta un po' complicando la vita anche al dialogo Letta-Conte, per questo vai. Certamente, no, abbiamo preso in realtà a cartello 2 lo storico delle ultime comunali, ma anche delle altre due elezioni che ci sono state nel frattempo, cioè le politiche e le europee. Noi sappiamo che ovviamente politiche europee sono elezioni totalmente diverse dalle comunali, ma questo ci dà un po' una fotografia, Alessandra, dei rapporti di forza tra le principali aree politiche a Roma città. Quello che vediamo è che alle comunali, la colonna più a destra, c'era stato un sostanziale equilibrio tra i tre poli, era insomma il momento dell'elezione di Virginia Raggi, il Movimento 5 Stelle pesava il 35% a Roma. Se ci spostiamo sulla colonna più a sinistra, quella delle europee, che sono l'ultima elezione disponibile sulla città di Roma, vediamo che invece il testa a testa era tra centrodestra e centrosinistra, intorno al 40%, il Movimento 5 Stelle si era di fatto dimezzato, seguendo in questo una dinamica nazionale di grande calo dei consensi che il Movimento 5 Stelle ha avuto negli ultimi anni. Il cartello 3 ci fa invece vedere uno dei sondaggi usciti sulle comunali, sondaggio di Izzi, va detto che insomma diversi dei nomi sono o non ufficiali ancora o ritirati. Calenda ci ha detto che intende proseguire con la sua candidatura. Noi avevamo messo un asterisco di cautela, nel senso che non era stato ancora chiarito quale fosse l'assetto politico a Roma, ma insomma prendiamo atto della sua intenzione di andare avanti, e questo sondaggio di Izzi... Quindi dovrai togliere l'asterisco. Esatto, dovremmo togliere l'asterisco. L'asterisco forse è una questione anche di messa in grafica, ma insomma il tema forte qui è che più è frammentato il centrosinistra, e questo può essere anche uno spunto, Alessandra, per Calenda, più è frammentato il centrosinistra, più è imprevedibile in realtà chi possa arrivare al ballottaggio e con che rapporti di forza. Certo. E il sistema elettorale in un'elezione come le comunali conta tantissimo, perché evidentemente quella del ballottaggio è quasi una partita a parte, e questo può aprire davvero a scenari imprevedibili su Roma, così come in parte anche su altre città al voto. Giriamo subito questo discorso a Calenda, compreso il lato politico, perché viene sottolineato da molti commentatori come l'incontro Letta-Conte abbia avuto questa incognita, cioè Conte non riesce, siccome l'appoggio del PD alla Raggi, anche se ci sono alleanze nelle altre città, è impossibile, insomma il fatto che la Raggi comunque voglia restare in campo crea problemi, quindi le metto lì tutti e due gli argomenti. Allora, io sì, penso che frazionare un'area politica è ovviamente un problema, e questa è la ragione per cui io mi sono candidato avvertendo prima l'allora segretario Zingaretti
e tenendo sempre un, diciamo, andando sempre a questo tavolo del centro-sinistra che poi è sparito nel nulla. E penso che per questa ragione il Partito Democratico dovrebbe prendere in considerazione di appoggiarmi, anche perché per il momento, a parte discutere di candidature di persone che poi non si candidano mai, non c'è un candidato del Partito Democratico. Ma poi perde i voti dei 5 Stelle? Sì, non vedo perché. Lei. Ma guardi, che io non lo so, non penso che i sondaggi dicano questo, non credo che la gente voti così nelle città, cioè proprio non è questa la mia idea, non credo che ci siano pacchetti di voti che vengono spostati, credo che dipenda molto dalla persona e penso moltissimo dalla qualità delle proposte che si fanno. E non credo che questa sia la preoccupazione del Partito Democratico, che infatti con i 5 Stelle a Roma ha un rapporto quasi più conflittuale del mio, ha visto lo scambio con Zingaretti. Credo che il punto fondamentale sia che loro hanno giustamente una difficoltà ad appoggiare un candidato che non è del loro partito, questo io lo capisco, però è anche vero che sono mesi che sono in campo a lavorare, dando tutta la disponibilità di discutere, di costruire un ticket, di fare una squadra, tutto quello che vogliono, però non si può continuare a procrastinare, perché il lavoro su Roma, poi al di là di tutte queste alchimie divertenti e interessanti, ma il lavoro su Roma è un lavoro di rimontare una città in cui non funziona più nulla ed è un lavoro complicatissimo, e allora ben venga farlo insieme, per carità, sono qua. E del resto le chiedo una cosa, ma se Enrico Letta dice bisogna trovare assolutamente il modo per fare un lavoro insieme anche le politiche nazionali con Azione, con Calenda, perché sulle politiche locali non possono appoggiarmi? Non lo capisco. Cioè, è come se ci fosse anche un controsenso di linea politica, io credo. Certo, questa è la sfida che lei rilancia a Letta. Le chiedo questo, ci sono due casi che stanno facendo polemica. Uno è il caso Boldrini. È stato un articolo su Fatto Quotidiano di Selvaggia Lucarelli, è cominciato da lì, che ha messo in evidenza un problema con la colf di mancato pagamento della liquidazione. Dice che ha risposto la Boldrini che però è una cosa che andava avanti a 10 mesi, ma insomma che comunque risolverà questa questione di un assistente parlamentare che diciamo, oltre a essere pagata poco, ma insomma lì c'era un contratto e un accordo, comunque svolgeva delle mansioni non proprio consone, prenotare parrucchieri eccetera. Poi c'è il caso del sottosegretario Tofalo, la difesa, che non lascia la casa. Poi c'è stato insomma qualche altro caso di questo tipo. Oggi Filippo Ceccarelli su Repubblica mette tutti insieme e li chiama dalle case popolari, che di memoria dell'inizio dei 5 Stelle, poi le case invece mantenute, quelle della difesa, alle colf della Boldrini, ma anche di altri, ricordava il caso Fico, gli inciampi di un potere sempre più piccolo. E dice: tutto si è rimpicciolito, la città della politica si è fatta appartamento, al massimo condominio. Sullo sfondo resta il rapporto che le donne e gli uomini delle istituzioni dovrebbero avere con la verità, mai come in questo momento tornata a essere indispensabile. Concorda? È un fatto di dire la verità anche su queste cose? No. Certo, è un fatto di dire la verità, non concordo affatto con il tono. Nel senso che questa cosa per cui sono tutti uguali, no? Sottointesa, allora tutti si comportano allo stesso modo ed è tutto un magna magna, che è poi la nascita dei 5 Stelle, che poi abbiamo visto non hanno comportamenti migliori. No, non lo considero un tono particolarmente né intelligente né divertente. Se ci sono singoli comportamenti sbagliati, come in da parte di tutti, gli imprenditori, i giornalisti, eccetera, vanno ovviamente portati all'esterno, perché chiunque ricopre una funzione pubblica per definizione rinuncia a una parte di privacy, e dunque è giusto che sia sotto scrutinio. È chiaro che c'è una responsabilità quando lo si fa anche dei giornalisti, che lo facciano in modo da non scrivere un titolo che poi magari non corrisponde alla realtà. Sul però caso Boldrini, sul caso che Boldrini ti poter scrutinare. Sul caso Boldrini, che idea si è fatta? Non lo so, mi sembra una roba un po' tristanzuola, però dagli elementi che vedo non lo so, cioè perché far aspettare tanti mesi per dare la liquidazione a una persona per una cifra, poi tra l'altro mi pare di capire un 3.000 euro che forse per la Boldrini è niente e forse invece per quella persona è moltissimo, mi sembra una cosa un po' triste.
Grazie, grazie a Carlo Calenda per essere stato con noi, pubblicità, e poi avremo altri ospiti, restano con noi Marco Conti e anche Lorenzo Pregliasco. Mai come ora ci siamo resi conto di quanto sia importante per ciascuno di noi e per la nostra società la salute. E di quanto lo sia la ricerca scientifica che la garantisce. Con uno sforzo di condivisione e una velocità senza precedenti, la ricerca scientifica e clinica ci hanno indicato una strada per uscire dalla pandemia. L'esperienza del Covid-19 è ricca di insegnamenti drammatici per quanto riguarda la ricerca. Il governo userà le risorse del Next Generation EU anche per mettere a sistema i progressi scientifici e tecnologici a beneficio del servizio sanitario. Allora, così Draghi alla Fondazione Veronesi, un videomessaggio registrato ieri ci porta sui temi della produzione, che è l'altro tema caldo, della produzione di vaccini oltre che della ricerca, e naturalmente suona anche come un mea culpa che non è soltanto italiano ma anche europeo rispetto al tema degli investimenti sulla produzione dei vaccini, che ha determinato anche la situazione che c'è, lo vedremo meglio. Ma do intanto il buongiorno, ripartiamo da qua, ma do il buongiorno e benvenuto agli altri ospiti che si sono aggiunti al nostro dibattito. Allora intanto David Parenzo, buongiorno, qui in studio con me, grazie David. Do il buongiorno e il bentornato al professor Federico Cozzolino dell'Università di Firenze, eccolo qui, di medicina, è direttore del laboratorio di medicina dell'Università, di laboratorio dell'Università di Firenze. Bentornato, do il buongiorno e benvenuto a Marta. Grazie, Dassù, buongiorno a tutti. Direttore della rivista Aspenia e dell'Aspen Institute Italia. Buongiorno. Grande esperta di relazioni internazionali, come pure Dario Fabbri, che è tornato a trovarci, redattore di Limes. Ciao Dario. Buongiorno, buongiorno. Ciao. Sono Alessandra. Sempre con noi Marco Conti e Lorenzo Pregliasco, naturalmente. Allora, però, do la precedenza ovviamente al professor Cozzolino. Ma intanto perché ho voluto molto rinvitarlo, perché era stato nostro ospite il 26 marzo, siamo andati a ricontrollare, del 2020, ed era quindi ancora fase iniziale della pandemia, e già allora ci disse che il problema della vaccinazione doveva essere affrontato subito dal punto di vista della logistica, che sarebbe servito pianificare con molto anticipo, che sarebbe servito l'esercito, che la protezione civile. Mi ricordo che disse anche vaccinare nell'università, dovunque, ed era il 26 marzo. Quindi forse c'era l'idea che l'aspetto logistico, insomma, contava non soltanto le dosi, naturalmente. Professore, che purtroppo dice? Purtroppo è così. Purtroppo è così, in effetti tutti noi ci auguravamo che in realtà ci fosse una fervente attività di programmazione, di organizzazione, e questa purtroppo è mancata. Come diceva prima Carlo Calenda, credo che l'errore staminale sia stato quello di non aver centralizzato tutta la gestione della pandemia in questi mesi. È inevitabile che 20 regioni abbiano scelto linee diverse, e questo poi si traduce in tutto quello che stiamo vedendo in questi giorni. Le cose potevano e dovevano essere organizzate in maniera diversa, l'esperienza degli inglesi, degli israeliani ce lo insegna, e certamente bisognerebbe fare tesoro di questa esperienza non positiva per quello che potrebbe essere in autunno una ripresa. Possiamo aspettarci che in estate, come l'anno scorso, tutto si in qualche misura si attenui anche per effetto dei vaccini, ma non è escluso
che possano esserci delle fasce di popolazione che è ancora non protette e nelle quali il virus ritorna. Allora, è quello che non deve accadere, ma le chiedo una cosa, sul lato della produzione, che è l'altro tema ed era anche, diciamo, leggere in questo senso anche le parole che abbiamo sentito di Draghi, la produzione in Italia, abbiamo visto c'è Monza, c'è Siena, c'è Lazio, quali sono, diciamo, le criticità rispetto alla produzione, se ci sono delle criticità, invece se è facile... È molto difficile fare un vaccino, davvero molto difficile produrlo, perché ci sono delle specifiche tecniche rigorosissime, come è giusto che sia, e quindi è molto difficile. Naturalmente questo, ed è una delle critiche che anche chi come me non concepisce nemmeno un'Europa che non sia una comunità politica, deve tuttavia fare, perché quando in ritardo ci si è rivolti alle industrie farmaceutiche per chiedere la fornitura di vaccini, e non ci si è resi conto che una seconda linea di intervento era quella di stipulare dei contratti di licenza per la produzione dei vaccini in Europa, in diversi hub nazionali, in modo da aumentare moltissimo la produzione. E questo non è stato fatto e naturalmente adesso mettere in piedi delle facility produttive operative che siano in grado di sfornare quantità di vaccino importanti richiede dei mesi. Se ci si fosse pensato in estate, evidentemente le cose sarebbero andate in maniera diversa. Probabilmente a inizio di quest'anno avremmo avuto una significativa quota di produzione europea. Chiaro. Allora, vado da Dario Fabbri, perché ieri era presente al Consiglio europeo, l'abbiamo detto, Biden, il presidente americano Biden. Allora, chiedo intanto come dobbiamo leggere questa, diciamo, quello che è uscito fuori da questo incontro, da questa presenza al vertice, cioè che il soccorso, un soccorso ci sarà, a quanto si capisce, almeno queste le dichiarazioni riportate, che tra l'America e l'Unione Europea si deve fare un'alleanza fra democrazie, che appena potranno gli Stati Uniti condivideranno i vaccini con l'Unione Europea. È abbastanza, è sufficiente questo appena potranno? Beh, diciamo che la tua malizia nel chiederlo è già una risposta. L'appena potranno non è sufficiente, ed è affascinante un titolo in cui si scrive il prima possibile, perché il prima possibile non è un termine temporale, è semplicemente una promessa. Ci si aspettava qualcosa di più ieri da Biden, nei limiti di ciò che può fare un presidente degli Stati Uniti, che evidentemente è il presidente di una collettività e non è il presidente dell'ecumene. La tragedia è quando gli americani si ergono a presidenti dell'ecumene, e spesso succede, c'è anche chi ci crede, ma questo è un altro discorso. Il punto è che gli Stati Uniti, per essere molto concreti, hanno 1,4 miliardi di dosi a disposizione. Ripetiamolo, perché noi qui facciamo anche fatica soltanto ad immaginare 1,4 miliardi di dosi a disposizione da brevetti vaccinali americani. E la popolazione americana è, l'ultima volta che abbiamo controllato, 328 milioni di abitanti. Diciamo che qualche dose va perduta, diciamo che alcune volte ce ne vogliono due di dosi. Se escludiamo Johnson & Johnson, il calcolo è facilmente fatto. Quindi potrebbero aiutare subito. Biden ha detto: noi raggiungeremo l'immunità di gregge. Ieri si è molto vantato, è stato veramente uno stentare quasi imbarazzante, umiliante decisamente verso i paesi europei. Noi raggiungeremo l'immunità di gregge prima del previsto, entro aprile. Quindi, in bocca al lupo, ci ha detto, fino ad allora, poi da maggio arriveremo noi con il cavallo bianco. Forse, e forse qui è decisivo. Nel frattempo, tutto bene o tutto male, se non fosse che nel frattempo gli Stati Uniti premono fortissimamente sulla povera EMA, che è il caso drammatico di queste ore da ogni punto di vista, chiedendo di non approvare Sputnik V, chiedendo di non approvare nessuno dei tre vaccini cinesi. La risposta dell'EMA, ripeto, nella sua tremenda debolezza, è: va bene, facciamo quello che ci suggerite,
però fate presto. Beh, ma stai, dicendo una cosa molto interessante e molto forte, sono esplicite queste pressioni. Beh sì, ma voglio dire, il fatto che la questione vaccinale sia una questione geopolitica, come tutte le questioni umane, la questione geopolitica è sempre quella preminente. Noi in Italia fatichiamo a rendercene conto, non possiamo stupirci quando c'è in ballo la vita o la morte delle persone. La questione strategica è sempre fondamentale, la potenza è l'elemento decisivo. Se voi fate caso, Lema dice noi arriveremo a valutare concretamente Sputnik entro maggio, che è il termine che si sono dati gli americani per aiutarci, ma aiutarci entro maggio vuol dire un periodo di tempo molto grande, manca poco, manca un mese e qualche cosa. Ma un mese e qualcosa ce ne siamo non resi è, conto. Non è poco. E questo mi sembra un punto molto importante. Vorrei sentire, hai toccato insomma un tasto molto sensibile, molto forte, e l'hai detto in modo molto chiaro. Vorrei chiedere a Marta Dassù queste pressioni americane sull'EMA per in sostanza rinviare il via libera a Sputnik. Quindi mettiamo già un po' sul piatto i temi geopolitici. Marta Dassù. Ma gli americani seguono una politica con Biden, come del resto seguivano con Trump, di America First, che in questo caso, trattandosi appunto di una questione di vita e di morte, è decisiva. Fondamentalmente dicono prima vacciniamo gli americani e poi saremo disponibili a destinare questo surplus che avremo sicuramente agli altri paesi. Per ora hanno dato pochissimi milioni di dosi al Canada e al Messico, l'Europa arriva dopo. Va detto che gli americani hanno gestito molto meglio di noi, purtroppo, questa questione, nel senso che già nell'estate scorsa hanno pesantemente investito a rischio nella ricerca e nell'industria, quindi è un successo. No, ma questo diciamo naturalmente così, questo sì. È il punto di forza, però diciamo l'aspetto aggiuntivo è se c'è ovviamente questo tassello di non consentire però all'Europa, o comunque il meno possibile, di approvvigionarsi sul lato russo. Ma su questo io ho un'evidenza un po' diversa, cioè Sputnik, il vaccino russo, prima di tutto non è stato certificato perché non c'è stata una richiesta vera da parte russa di certificazione, quindi c'è un problema, diciamo così, burocratico, formale, che sono i classici problemi in cui l'Europa si incaglia, però c'è un problema di questo genere. Secondo, la Russia non ha una capacità industriale tale da poter disporre di centinaia di milioni di dosi e quindi fondamentalmente ci chiede di poter produrre in Europa, anche in Italia abbiamo visto con uno degli stabilimenti vicino a Monza. Quindi, e come ricordava il professor Cozzolino, ci vorrebbe molto tempo per riuscire ad attrezzare questa capacità produttiva. Quindi ci sono tutta una serie di nuance. Però è vero quello che diceva in generale Dario Fabbri, è chiaramente una questione geopolitica, una questione di competizione, di influenza, in cui però, ripeto, a me sembra che Sputnik abbia dei limiti intrinseci. Da una parte la reticenza russa a fornire tutta la trasparenza necessaria a seguire le regole per la certificazione in Europa e dall'altra il deficit di capacità industriale della Russia stessa. Cioè, David Parenzo voleva intervenire su questo. Sì, no, soltanto un flash per aggiungere un altro elemento. È chiaro che secondo me, intanto per l'intervento di Biden ieri, comunque insomma, è un segnale importante di attenzione nei confronti dell'Europa e del Consiglio europeo, su questo non c'è dubbio. Secondo me noi siamo in un certo senso monitorati dagli Stati Uniti e dall'amministrazione Biden. C'è un'altra grande partita che l'Europa, anzi in particolare la Germania, sta giocando ed è la questione del Nord Stream 2, il gasdotto tra la Russia e la Germania, che come dire, spaventa molto gli Stati Uniti. Quindi è evidente sia quello che ha detto Marta Dassù che il condirettore di Limes. Per gli Stati Uniti l'Europa oggi è su un banco di prova. Cioè ci sono una serie di partite che insieme compongono questo scacchiere. Da una parte la questione della Germania con una Merkel molto molto debole, una sede in crisi. E certo, e quindi lo vediamo. Però chiaro. Non è da poco anche negli assetti europei. Perché infatti il fatto che oggi ci sia Draghi per l'Italia vuol dire sedersi a capotavola assieme alla Francia e assumere la leadership dell'Europa. Se ci fosse qualcun altro, non so se oggi noi saremmo così ascoltati e credibili con le cose che diciamo. Quindi per gli Stati Uniti c'è da una parte la grande incognita della Germania. È chiaro che la questione di Sputnik diventa
fondamentale per gli Stati Uniti. Cioè, gli Stati Uniti ci dicono, ma voi da che parte state? Noi siamo pronti ad aiutarvi, certo con i loro ritardi, certo con America First, ma anche noi diciamo Europa First. Anzi, noi fino all'altro giorno c'era qualcuno che diceva Italia First, Italia sovrana. Per fortuna oggi parliamo di sovranismo europeo e su questo siamo tutti d'accordo. Ma per gli Stati Uniti l'Europa oggi è a un bivio. Dice, volete Sputnik? Ci sono alcuni paesi europei che continuano a strizzare l'occhio alla Cina e alla Russia. Ieri c'è stata una visita importantissima, l'IMES l'avrà seguita senz'altro, ma del ministro della difesa cinese, che ha incontrato il presidente ungherese. Ci sono state parole di miele tra questi due paesi, io c'ho qui le agenzie di ieri, interessantissime. La Cina dice che bisogna rafforzare un'intesa strategica tra la Cina e l'Ungheria. L'Ungheria ha dei rapporti anche con la Russia di cui sappiamo perfettamente, la Polonia può essere un problema. Insomma, c'è una parte dell'Europa che continua a strizzare l'occhio altrove. E quindi Biden, secondo me, anche giustamente tutelando gli interessi americani, dice noi ci siamo. Però anche voi dovete dar prova di voler stare con noi, per non parlare poi di tutta la questione della NATO. Anche se poi appunto su questo, ma appunto poi lo vedremo in seguito e lo riesaminiamo con Dario Fabbri, Marta Dassù e gli altri ospiti, c'è stata anche però una presa di posizione della Merkel, mi sembra meno condiscendente su questo lato, giusto, della Russia. Lo vediamo dopo, perché ho pochi minuti prima di dover andare in pubblicità e chiedo scusa a Marco Conti e a Lorenzo Pregliasco, ma vorrei, perché poi deve andare via, tornare dal professor Cozzolino, perché c'era un'altra cosa che volevo chiedere, che ancora stiamo parlando tanto dei vaccini, meno della terapia, però c'è stato comunque anche un'iniziativa sulla cura, la terapia attraverso i monoclonali, i farmaci monoclonali. Vorrei chiederle, siccome non abbiamo capito bene, ci sono stati anche suoi colleghi e altri scienziati molto freddi sull'utilizzo dei monoclonali, volevo chiederle di fare rapidamente un punto su questo. No, in effetti anche i monoclonali sono piuttosto difficili da produrre, perché sono di nuovo dei farmaci biologici e quindi hanno delle specifiche produttive molto rigorose, e poi sono esposti al problema della mancata efficacia nei confronti delle varianti che possono sempre originare. Certamente però sono un importante presidio e certamente in prospettiva, speriamo il prima possibile, saranno disponibili come strumento ulteriore di controllo, così come lo sono. Quindi non vanno abbandonati, diciamo, deve esserci. Credo proprio di no. E di fatto bene credo stia facendo in Toscana Rino Rappuoli e il gruppo che sta producendo a Siena questi importanti presidi. Ma poi ci sono anche i farmaci. Leggo con piacere che al San Martino di Genova viene sperimentato un farmaco molto promettente, che era già molto avanti nella sperimentazione clinica perché era stato predisposto per l'influenza. Ecco, spero che questo possa giungere. La terapia, anche deve esserci un investimento comunque anche sulle terapie oltre che sui vaccini, questo è esattamente il punto. E spero che l'Europa se ne renda conto, che sarebbe bene in questo momento prendere un minimo di contatti con le aziende produttrici per evitare di restare indietro anche su questo. Contatti chiaro, non onerosi naturalmente, ma insomma almeno contatti industriali. Grazie professor Cozzolino, pubblicità, ricominciamo subito dopo. Allora, l'arduo compito di riportarci al dibattito italiano, ma con la supermedia, a Lorenzo Pregliasco. Poi ritorniamo sulla geopolitica. Lorenzo, la supermedia di oggi. Sì, come ogni venerdì la vediamo con il cartello 1, supermedia di Utrend per Agi. È una media ragionata, ponderata, di tutte le rilevazioni, di tutti gli istituti, come sappiamo. Che cosa vediamo? Vediamo una Lega al 23%, primo partito in lieve flessione rispetto alla precedente supermedia, PD che recupera un po', 18%, aveva avuto una flessione
rilevante in precedenza, adesso sembra aver recuperato qualcosa. Fratelli d'Italia stabile al 16,9, parità assoluta al 16,9% con il Movimento 5 Stelle, che anche qui recupera qualcosa, sale di più di mezzo punto. E poi vediamo Forza Italia 7,8, Azione di Calenda 3,3% e Italia Viva di Renzi, anche qua in recupero, 3,1%. Quindi tu, perché hai dato prima il sondaggio sulla popolarità dei leader e Renzi aveva perso ancora qualcosa, però Italia Viva ha preso qualcosa e Azione invece ha perso qualcosa. Sì, sono anche oscillazioni, c'è da dire, per partiti che poi sono sondati evidentemente da diversi istituti e quindi a seconda di variazioni nel dato di un istituto o dell'altro, questo si ripercuote sulla supermedia. Il tema per Italia Viva è che la leadership di Matteo Renzi è molto debole a livello di opinione pubblica, ormai da molto tempo, però quel 10, 14, 15% che ha fiducia in Renzi tende ad avere molta fiducia in Renzi, e questo spiega questo zoccolo duro del 3% circa che è poi l'elettorato di Italia Viva, Alessandra. Marco Conti, possiamo fare un po' un punto su come si sta muovendo sulla segreteria Letta e anche nei rapporti con il governo, oltre che appunto l'altro lato è quello di Conte, dei 5 Stelle, di che cosa si sta muovendo. Abbiamo sentito Calenda, ma non c'era stato il tempo di farti commentare anche su come potrebbe lo scenario romano creare ulteriore confusione. No, ma intanto è curioso, e se vogliamo anche come cittadino romano forse che preoccupa un po' il fatto che ancora una volta Roma venga, cioè si prescinda un po' dai nomi e venga, diventi un luogo di laboratorio. Ora è vero che non c'è il PD, non ha un sindaco uscente suo, ma non ce l'ha neanche a Milano, eppure a Milano Sala ha di recente cambiato orientamento, semmai ne ha avuto precisamente uno, eppure non è successo niente, e probabilmente mentre a Roma si costruiscono alchimie tra i partiti e poi si cerca un nome. E perché? Perché l'alchimia di Roma servirebbe per poi spianare la strada a quella nazionale, che credo questo sia il problema sicuramente del PD, ma sicuramente prima di tutto per i cittadini romani, perché il PD ha le prese da apprendista stregone, l'abbiamo visto altre volte, o poi come è andata a finire per il PD stesso e anche per i romani, perché c'era un sindaco che avevano messo che poi hanno levato in malo modo. Adesso un po' mi sembra che poi si sta ripetendo, ovviamente con altre modalità, questo film, e con Letta che va cercando un interlocutore nel Movimento 5 Stelle, non ha cominciato lui, ma insomma anche è stato Zingaretti ad inventarselo, perché Conte poi è un interlocutore del Movimento 5 Stelle inventato dal PD, perché non riconosciuto dallo stesso Movimento 5 Stelle. Che continua, adesso non ne parliamo più perché poi interessa solo nei momenti apicali di tensione, ma insomma il Movimento 5 Stelle è in un congresso che va avanti da un anno e mezzo, sono senza leader da quasi 2 anni, quindi e il PD ha deciso che Conte è il leader del Movimento 5 Stelle. Ma il Movimento 5 Stelle deciso anche Grillo, no? Lo ha deciso anche Grillo. Vabbè, ho capito, però lo ha deciso, ma non si arriva alla sintesi, ma anche per le resistenze dello stesso, cioè i dubbi più che altro dello stesso Conte su quale ginepraio si va ad infilare. Ricordiamo che solo qualche mese fa si parlava addirittura di un partito di Conte, quindi qualcosa di diverso al Movimento 5 Stelle. Certo. Quindi c'è questa nebulosa e con Conte che con Letta che parla con una persona che, per carità, autorevole, alto nei sondaggi, ma che non ha deciso ancora cosa fare lui, e soprattutto quel movimento che i sondaggi comunque danno, forse in maniera generosa, ancora percentuali importanti. Sì, come sì, questo, così sia, comunque sia...
diciamo è alla cioè, pari. Ho questo lavoro che fa il PD ha altri obiettivi, ovvero di tenere insieme la maggioranza per il governo Draghi, o forse anche per tenere insieme questa, ampliare una maggioranza, perché tra un anno c'è una scelta importante da fare per il Quirinale, altrimenti è poco comprensibile. Oltretutto il rischio vero è di fare di questa nuova unione una somma che non fa il totale, direbbe qualcuno, perché le percentuali poi di questa unione, dove poi non si capisce ancora dove finisce, soprattutto a destra, quali sono i paletti a destra, non riesce probabilmente ad essere competitiva con l'altro. Chiedo a David, chiaro, David Parenzo, sei d'accordo su questa lettura, diciamo, più in chiave gestione della fase quirinale che poi si aprirà non tra tantissimo tempo? C'è sicuramente c'è anche questa partita. È vero che comunque i 5 Stelle... Ma comunque che è il candidato scelto dal... cioè è il leader scelto dal PD in primo luogo, Conte. Sì, è il leader scelto dal PD. È l'unica soluzione possibile in questa fase per i 5 Stelle di sopravvivenza, ed è una figura che, come dire, Grillo appunto lo ha imposto sostanzialmente, cioè il ritorno sulla scena di Grillo è quello di avere incoronato Conte. Lo avevano tentato fino all'ultimo di fare il Conte Ter. A un certo punto ha messo a tacere tutte le correnti interne, ha detto è lui l'unto dal signore, cioè da Grillo, è lui il leader, arrivederci e grazie. In questa fase l'arrivo di Letta ovviamente dà anche un peso diverso al Partito Democratico. Cioè ora, con quanto sta avvenendo con il cambio dei capigruppo, il tentativo di sedare il meccanismo delle correnti, non il dibattito interno ma il meccanismo perverso delle correnti, mette il PD in una condizione di sedersi al tavolo anche con i 5 Stelle in modo diverso. Ora però Conte leader dei 5 Stelle bisogna vederlo, cioè oggettivamente le uscite sta preparando probabilmente anche mediaticamente parliamo, sarà che c'è da preparare, sì sono d'accordo, sì, però d'accordo, certo, se sei leader del movimento cominci a farlo, lo senti, lo vedi, interviene nel dibattito, ne assume la leadership. Poi la politica ha tempi talmente brevi che non è che dice adesso stiamo preparando, stiamo ragionando, col gerundio il futuro non si fa proprio a nulla. Quando un politico usa il gerundio il futuro vuol dire che non si è fatto niente. Allora è evidente che il Conte oggi o comincia ad assumere davvero la leadership del movimento e quindi a farsi sentire, a imporre, a far capire, oppure stiamo a vedere. La partita dei candidati delle alleanze per le amministrative, quella sì è determinante. Allora, se è vero come è vero, io credo molto all'alleanza PD 5 Stelle, perché penso che oggettivamente questi due elettorati possano insieme costituire un valore aggiunto. Però in più. Però certo non può essere sulla Raggi, la Raggi rimane. La Raggi è l'unico punto, e non è da poco perché è la capitale, è l'unico punto debole del tutto, perché se sulle altre città e sulle regioni probabilmente si troverà o si è già trovato un accordo, il fatto che la Raggi fino all'ultimo resista e scommetta su quei dati che aveva dato nella prima parte attorno al 26%, se non ricordo vero, male, Lorenzo, no? Sì. E quello è un dato strabiliante, molto interessante, perché vuol dire che la scommessa della Raggi, che noi intervistammo già quest'estate in onda, in cui lei disse io non solo ci sono, ma vedrete che avrò un risultato interessante, lei già evidentemente sa che può contare su uno zoccolo duro importante e la legge elettorale l'aiuta, perché già arrivare al secondo turno per la Raggi è già... aver vinto una grande battaglia con quei numeri lì e con un centro-sinistra diviso il rischio, la cosa non è impossibile, e lei lo sapeva ed è complicato per lei. Quindi Letta. Il problema di Conte si chiama Raggi oggi. Certo, io invece torno ai problemi di Draghi, nel senso non so se questa situazione crea problema a Draghi, insomma in questa fase forse creano più problemi ancora una volta alle regioni. Però volevo tornare sulla figura di Draghi con Dario Fabbri, perché, e per riconnetterlo anche a quello che dicevamo prima della pausa pubblicitaria, e cioè dentro la partita che si è vista anche ieri al Consiglio europeo, la presenza di Biden, le cose che sono filtrate o che sono state dichiarate rispetto alla posizione di Draghi, così è, volevo chiederti la figura specifica, non dell'Italia nel senso della figura istituzionale del Presidente del Consiglio, ma proprio del Presidente del Consiglio Mario Draghi dentro questa partita, se ha dentro questa questione, diciamo, di relazioni tra Europa e America sui vaccini, se ha effettivamente un peso diverso e dà un peso diverso. Senza dubbio un peso diverso, non è neanche una questione di competenza, che peraltro è evidente quando si tratta di Draghi, quindi questa la accantoniamo consapevoli che sia importante, ma
Il punto è che Draghi è una figura intrinseca, specialmente all'amministrazione americana bideniana. Il suo rapporto è quasi sentimentale con alcuni degli esponenti dell'amministrazione Biden. Vale la pena ricordare che l'amministrazione Biden è un'amministrazione molto tecnica, cioè penetrata fortemente dagli apparati americani. Basta vedere i ministeri chiave, li chiameremo così in Italia, e Biden è a conoscenza di Draghi, della sua figura, e non è banale per un presidente americano. E ciò che più conta, Draghi conosce personalmente, pensiamo alla Yellen ad esempio, alcune delle figure principali dell'amministrazione Biden. Detto questo, Draghi ha delle conoscenze che utilizza chiaramente. Prima citavamo la questione dello Sputnik V. Quando l'Italia non è sola, con un pasticcio peraltro, temporaneamente sospende AstraZeneca la scorsa settimana, nel medesimo giorno l'Italia insieme a Francia, Spagna e Germania annuncia l'accordo per la produzione di Sputnik V, proprio di quello, sul proprio territorio. Lo fa per premere anche sugli americani, cioè non solo su AstraZeneca, va bene, fin qui ci siamo tutti, ma per premere anche sugli Stati Uniti. Sapendo delle pressioni di qui sopra, Draghi dice agli americani, che conosce, ripeto, quasi in forma sentimentale, attenzione, che altrimenti siamo costretti ad approvare motu proprio il vaccino che voi tanto non amate. Aggiungiamo un altro elemento: Draghi ha una formazione gesuitica, il che ha un valore anche nei rapporti con gli Stati Uniti, perché garantisce attraverso se stesso l'approccio non filocinese italiano, quindi con una contraddizione di per sé, che l'approccio gesuitico condurrebbe a Ricci e quindi a Papa Francesco. Ma Draghi dice: io ho ottimi rapporti anche con il Vaticano, ma sono indipendente al punto a dire agli americani che, nonostante la mia formazione, voi mi conoscete talmente bene che sono antirusso e anticinese. È parte di un enorme bluff, ma la figura di Draghi in questo senso ha quelle intrinsechezze, oltre alla capacità, alle conoscenze per fare tutto questo. In conclusione, servirà fino in fondo? Ni. O forse dovremmo dire probabilmente no, se volessimo essere più gravi, perché vale la pena ricordarlo in questa fase di luna di miele giornalistica, che il peso di un leader è dovuto dalla collettività che presiede, mai da se stesso. Anche Draghi fa anticamera, anche Draghi viene trattato come viene trattato un leader italiano, cioè leader di un paese più o meno disperato sul piano economico, aggrappato ai soldi della Germania, mascherati d'Europa, che devi dire agli americani: vi prego aiutateci, se no approviamo lo Sputnik. Cioè Draghi fa ciò che può con le carte che ha, altrimenti noi tendiamo a sopravvalutarne il potere e tra 6 mesi ad odiare Draghi. Il voto non è questo, è la condizione in cui versiamo. Draghi fa quello che può, ma le carte che ha sul tavolo sempre quelle sono. Non sentiamo, sono Marta Dassù su questo punto. Marta Dassù. Ah, devo dire, sono affascinata da questa descrizione a tutto tondo. Beh, chiaramente un leader esprime il peso del paese che rappresenta, in un certo senso può cercare di sollevarlo, ma bisogna che poi le cose vadano bene. È vero anche, è vero, è indubbio che Draghi ha questi rapporti privilegiati con l'amministrazione Biden, in particolare appunto col segretario all'economia, con il tesoro, con la Yellen, che conosce benissimo, hanno una visione simile della politica economica. È vero anche che è un momento in cui la voce di Draghi ha comparativamente al tavolo in cui si trova un peso maggiore, perché la Merkel se ne sta andando fondamentalmente, conta meno di prima, conterà sempre meno, è in una specie di binario di uscita. Macron è in difficoltà, abbiamo visto ieri che, come la Merkel, ha dovuto scusarsi, ha detto: sì, noi europei non abbiamo avuto abbastanza ambizioni. Eccolo qui, ambizioni. Sì, che si è mossa, sì, l'Europa come un diesel, dice. Sì, dice che abbiamo sbagliato, sì, gli americani hanno fatto meglio, in sostanza. Sì, perché Macron ha continuato a parlare di autonomia strategica abbastanza vuoto, quando se c'era un terreno su cui era importante essere autonomi, appunto alla luce di questa competizione che si è aperta, era quello della salute, dove abbiamo completamente appunto mancato la sfida vera, che era quello dell'investimento nella ricerca fondamentalmente. Quindi Macron è messo così, la Merkel è messa così, Draghi ha una voce anche perché si sta aprendo la partita su cui lui è forte, è bravo, ha una legacy, ha un'eredità da poter avanzare, che è quella della ripresa economica, perché poi la crisi comunque pandemica finirà. E a quel punto il vero problema dell'Europa sarà che saremo in ritardo rispetto alla ripresa economica americana e alla ripresa cinese. Quindi si aprirà una simmetria molto difficile da governare, e Draghi
ha cominciato a discutere quelle che sono le regole fiscali, che è un tema decisivo del futuro. Su questo ha molto da dire e io credo quindi che almeno per un certo periodo peserà più del paese che rappresenta. Poi naturalmente sì, i vincoli del sistema paese si faranno sentire. Perlomeno insomma dentro questo, dentro la scacchiera europea sicuramente, mi pare di capire. Allora ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi. Allora, di nuovo in onda, volevo diciamo prendere una strada laterale per questa ultima parte del nostro dibattito e poi dopo riallargare naturalmente lo sguardo alle questioni internazionali di cui, ed europee di cui ci stavamo occupando. Su una questione che è stata tirata fuori dal Foglio da Luciano Capone con il PM Gratteri, capo della procura di Calabria, il quale ha scritto la prefazione a un libro di Angelo Giorgianni, magistrato della Corte di Appello di Messina, è stato sottosegretario dell'interno durante, all'interno durante il governo Prodi, che insieme a Pasquale Bacco ha scritto un libro, Strage di Stato, le verità nascoste del Covid-19, con la tesi che i decessi occorsi durante la pandemia non sarebbero stati prodotti dal virus che, virgolettati, è una banale influenza, ma dalle cure sbagliate dei medici, dalle misure restrittive del governo, con accenti di antisemiti, il complotto, eccetera, eccetera. E insomma, una persona di una posizione di grande rilievo e anche insomma, molto apprezzata nel suo campo, eccetera, come, come il procuratore Gratteri, ha accettato di fare questa prefazione, quindi in qualche modo di avallare, David, questo. No. Noi alla terribile zanzara un mese fa intervistammo questo medico, questo Bacco, questo negazionista incredibile, e io gli chiesi proprio questo, cioè gli disse: ma scusa, ma il procuratore Gratteri probabilmente non l'avrà letto il libro. E Bacco dice: no, l'ha letto proprio, l'ha letto. E come? Quindi, sai, alle volte ti chiedono di fare una prefazione, tu magari conosci Giorgianni che è un tuo ex collega e qui uno dice: peggio mi sento. E quindi ha fatto la prefazione del libro. Però secondo uno dei due autori, ora lì dentro c'è la massima summa del negazionismo, sì, complottismo. Scusami David, solo per precisione, sono i virgolettati riportati, sì, in questo articolo di Luciano Capone, che dice, che elogia Gratteri, Nicola Gratteri elogia gli autori del libro, e c'è scritto: il coronavirus assolutamente banale, non ha ucciso nessuno, le mascherine dannose, i vaccini sono pericolosi, vogliono trasformarci in OGM, nel vaccino c'è l'acqua di fogna, potrebbe determinare la sterilità nell'uomo, insomma... Non solo, c'è il solito complotto, Rothschild, Rockefeller, il contro il mondialismo, insomma tutte le follie, le fake news messe all'ennesima potenza. Io mi auguro che nelle prossime ore il procuratore Gratteri, che è persona molto molto seria, impegnata peraltro nell'aver messo in piedi un maxi processo come non se ne vedevano da tempo, insomma una procura che è mobilitata con il più alto numero di persone rinviate a giudizio, questo processo che viene seguito da tutto il mondo, e io mi auguro il procuratore Gratteri qualcosa dica, insomma, perché qui adesso, senza voler citare la vicenda Palamara, che qui non c'entra nulla, ma insomma c'è un problema anche di credibilità della magistratura, perché se una persona così autorevole ha messo la sua firma su un ciarpame come su contenuti come questo, quello che dice nella prefazione a questo libro Strage di Stato, Gratteri scrive: sono degni di che gli interrogativi contenuti in questo libro sono degni di approfondimento nelle sedi competenti. Io ho letto alcune parti del libro, sono degni di un manicomio in realtà, non di un approfondimento psichiatrico i contenuti di quel libro, non di un, cioè ci vuole un bravo medico ma uno psichiatra specializzato per analizzare i due autori, perché il delirio è conclamato proprio. Allora vado da Marco Conti con questa questione, perché Marco, volevo chiederti se ci sono altre letture da dare di questo, e comunque se può essere di ostacolo a una partita che viene raccontata oggi anche dalla stampa, perché Gratteri sarebbe in corsa per il dopo Francesco Greco alla procura, per dirigere la procura di Milano.
Ma infatti poi, per carità, cose tutte vere le affermate, perché ovviamente sia Gratteri, cioè sarebbe anche da chiedersi come uno degli autori abbia fatto il sottosegretario qualche anno fa, quindi diciamo queste evoluzioni andrebbero monitorate a 360 gradi. È anche vero, come dicevi tu, che c'è una corsa adesso ai posti nella nuova procura importante come Milano, e almeno da quello che io me ne occupo direttamente al Messaggero, non so, però da quello che leggo e quello che sento dire, mi sembra che i meccanismi continuino ad essere quelli soliti, nel senso che non c'è Palamara, ma non c'è Palamara, però arrivano con la stessa modalità. Poi io, Alessandro, quando riprenderai il tema dell'Europa sui vaccini, volevo dire una cosa. Vai. Insomma, se vai tranquillamente, perché, poi invece voglio fare una domanda, diciamo, su cospirazionisti e Novax, ai nostri esperti di questioni internazionali. Perché, vai. Perché sull'Europa, per carità, si dice sempre di tutto il peggior male. Ieri poi c'è stato plastica anche perché questo Consiglio europeo. Si è assistito anche al caso Austria, no, a Kurz, che è sempre stato molto critico con l'Europa. Ieri batteva i pugni perché voleva altre dosi, salvo il fatto nelle settimane scorse lui ha rinunciato, perché poi ha rinunciato alle dosi, ai vaccini, quelli più costosi, di Pfizer soprattutto, puntando tutto su AstraZeneca. Ha rinunciato, ha messo in difficoltà la Commissione, la quale ha fatto un appello ai 27, agli altri 26, chi li volesse, per non crearsi problemi col fornitore, e si è fatta avanti l'unica, la Germania, che se l'è comprata, e quindi di conseguenza ha avuto questo vantaggio, perché poi si è visto che AstraZeneca non consegnava. Ma questo lo ricordo, lo cito anche se è accaduto ieri, semplicemente perché sull'Europa poi si diversano i problemi nazionali, e quindi prima si bucano le ruote delle competenze, degli stanziamenti, e poi gli si chiede conto a mal'Europa. Questo poi è un tic che più, diciamo, sei nazional sovranista e più emerge spesso questo tic, no? Prima di dire togliere e poi dare un'accusa. E sui vaccini è accaduto anche questo, tenendo presente che poi non è vero che in Europa non c'è la ricerca e non è stato fatto un vaccino, perché il vaccino AstraZeneca non è il vaccino AstraZeneca, è il vaccino di Oxford. Ora, che è vero che il Regno Unito due mesi fa è uscito, ma Oxford non è che sta in Groenlandia, e anche la filiera produttiva è tutta europea, certo è frammentata, è spezzettata, tant'è vero che il vertice di ieri sera si è finito col fatto che se l'Europa chiude le frontiere all'esportazione, gli inglesi non si vaccinano la seconda dose. Certo, è riuscita comunque la seconda dose. Il Regno Unito di questo AstraZeneca ha un solo impianto che non è sufficiente. Quindi, insomma, per carità, le mancanze sono tante, però questo dare addosso e dire si poteva fare, noi potevamo fare molto di più, noi in Italia potevamo fare molto di più, soprattutto nella parte logistica organizzativa. E questo si è visto, ed è la discontinuità rispetto al precedente governo, perché inutile a dire che è tutto uguale, questa narrazione che sì, vabbè, c'è Conte e Draghi, ma dopo tutto è uguale. No, perché le cose sono effettivamente mutate. A parte per quello che diceva anche nel contesto, quando parla Draghi ovviamente ha un peso superiore, mostra, rispetto al paese che rappresenta. Però ieri, ma non solo, è stato così. Il blocco l'ha fatto l'Italia e Draghi si è tirato dietro tutti gli altri. Sì, per le debolezze della Germania, per le congruenze della Francia. Allora, questo è importante, e giro adesso subito. Volevo fare la domanda su cospirazionismi e Novax, è perché abbiamo visto, lo chiedo a Marta Dassù in primo luogo, che in realtà è stato, diciamo, anche il numero, il peso del fronte dei diffidenti nei confronti dei vaccini ha avuto un ruolo anche nelle scelte, per esempio in Francia, in Germania, che hanno tanti Novax, anche nella
proprio come muoversi nei giorni di AstraZeneca. Volevo chiedere se insomma anche questo, se questo tema comunque fa problema o prevale l'aspetto di emergenza e di affidarsi ai governi, o se fa problema nelle opinioni pubbliche interne, quindi con i riflessi politici del caso, in particolare in Francia e in Germania. E poi le scuse della Merkel, comunque quelle hanno colpito molto. Beh, è un tema che c'è indubbiamente, lo sappiamo benissimo, però secondo me la tendenza va dall'altra parte. Questa storia dei vaccini è comunque un grandissimo successo scientifico della ricerca, dell'industria. Secondo me il vento da quel punto di vista lì è cambiato, però è certamente un problema interno di cui i governi con cui i governi continuano a dover fare i conti. Lo vediamo anche nelle polemiche italiane sulla vaccinazione obbligatoria o meno di tutta la parte medica e sanitaria. È una questione molto dibattuta. La Merkel ha adottato un metodo, forse si può dire femminile, alla sua leadership, è quello che ha adottato anche in passato. Questa volta si è scusata per il modo abbastanza superficiale in cui aveva annunciato questo lockdown molto duro a Pasqua, ha dovuto fare marcia indietro. Va detto che è un declino che si annuncia come un po' tristanzuolo, tutto sommato. Ci sono soprattutto i numeri elettorali della CDU, della CDU, del suo partito in caduta libera, ha perso 10 punti nell'ultimo mese. Quindi si preannuncia una Germania abbastanza ripiegata su se stessa in attesa delle elezioni di settembre, magari con una nuova coalizione al governo a settembre, ci potrebbero essere i Verdi in prima linea. E questo, per tornare ai nostri temi, dico di noi che ci occupiamo di politica estera, potrebbe anche sdrammatizzare questa questione di Nord Stream, che è una specie di macigno nei rapporti fra gli Stati Uniti, cioè il gasdotto. E la Germania. Sì, perché a quel punto un congelamento di tutto quanto diventerebbe anche molto più plausibile con una diversa coalizione in Germania. Quindi queste tensioni, certo, fra gli Stati Uniti e l'Europa potrebbero anche cambiare di segno. Va anche considerato che comunque la dipendenza energetica europea dalla Russia è in diminuzione per altri fattori, il mercato del gas con un peso ormai molto più rilevante del gas liquefatto naturale e cose di questo genere. Quindi prima di dire che i rapporti Stati Uniti-Europa sono destinati a rompersi sui vaccini, ci penserei un momento. È chiaro che dal punto di vista americano, per tornare all'inizio, sì, l'Europa dipende già molto, secondo gli americani, da Russia e Cina per ragioni economiche, per ragioni energetiche. Se ci aggiungiamo anche il vaccino, si va nella direzione opposta a quella che gli americani stanno cercando di costruire con questa idea di una grande coalizione democratica che si opponga ai paesi autoritari. Dario Fabbri, cospirazionisti, Novax e Germania. Sai, cospirazionisti sono presenti un po' ovunque, i Novax idem. La Russia è stracolma di scettici per il vaccino. La Russia, che ha almeno un paio di vaccini, uno molto noto, ovviamente ne abbiamo parlato peraltro per informazioni sul vaccino russo, bisogna andare molto lontano, basta andare a San Marino, dove il vaccino russo è semplicemente utilizzato normalmente, e il primo soggetto che ha raggiunto l'immunità di gregge al mondo, non ce n'è ancora un altro, cioè le forze armate israeliane sono state vaccinate ampiamente col vaccino russo. Peraltro Israele è un paese che ha intrinsechezze formidabili con la Russia, una buonissima fetta della sua popolazione. Detto questo, la Germania e gli Stati Uniti sono avversari strategici, non c'è verso, non se ne può uscire, soprattutto per colpa degli americani, se volessimo metterla tutta. Gli americani sono ossessionati dalla Germania, non fosse altro perché la Germania ha fornito agli Stati Uniti il primo ceppo etnico del paese, quindi c'è una natura sentimentale dell'ossessione. Insomma, per chi ci ascolta, gli americani sono largamente tedeschi d'origine, molto più che inglesi, molto più che irlandesi, molto più che italiani. Trump, di cognome, faceva Trump, era originario del Palatinato bavarese. Queste intrinsechezze rendono ossessionati gli americani ciò che fa la Germania. La Germania, che ha questo rapporto energetico con la Russia di complementarità, non li fa dormire di notte. La Germania, che è mercantilistica,
che guarda la Cina non li fa dormire di notte, indipendentemente da chi guida l'amministrazione americana. Se aggiungiamo anche che l'Europa è ancora oggi il continente più importante del mondo, e non è l'Asia, anche se ci hanno raccontato questo, la frittata o comunque la questione... Ma se la Germania però va verso un indebolimento, un ripiegamento, questo diceva Marta Dassù, e che le scuse della Merkel un po' ne sono una traccia, visto che è in uscita poi la Merkel, no? Questo può cambiare. Questo non lo so, la Germania non può far altro, sinceramente. Io credo che la traiettoria... I tedeschi si stupiscono molto dell'ossessione americana un po' perfida nei loro confronti. Non hanno forze armate, di fatto, la Germania non ne ha. Le nostre sono nettamente superiori a quelle tedesche, così chi ci ascolta si fa le debite proporzioni. La Germania è un paese solo mercantilistico, però ha tali capacità eccezionali che tutto ciò che fa la Germania cambia i destini di ciò che capita intorno a noi. Insomma, il nord Italia vive dentro la Germania economicamente. La Germania ci vuole salvare mascherandosi d'Europa con il Next Generation EU. Questo agli americani preoccupa molto. Draghi sta lì anche per quello, per dire agli americani: ma secondo voi, io non lo so, dice Draghi agli americani, lo so perfettamente, noi vogliamo solo i soldi della Germania, non vogliamo il suo amore. E convincere gli americani su questo punto non è semplicissimo, ripeto, indipendentemente da chi guida gli Stati Uniti. Da ultimo, se posso, sulla filiera europea. Sì, devi essere velocissimo, perché poi devo lasciare un'ultima battuta a Lorenzo Pregliasco. La Commissione aveva proposto, su iniziativa francese e italiana, il blocco, l'embargo più o meno definitivo delle dosi prodotte in Europa. Olandesi e belgi si sono opposti, non solo perché hanno sul loro territorio le fabbriche Pfizer e AstraZeneca, perché olandesi e belgi nella loro strategia è rimanere attaccati al Regno Unito per non essere inglobati dalla Germania. Quindi tutto ciò che significa rompere con il Regno Unito per belgi e olandesi non si può fare. Infatti l'embargo non è stato fatto, ha voglia di parlare di produzione europea dei vaccini. Le collettività europee, non esiste la collettività europea, quelle europee, cioè i singoli stati, esistono e sono molto cogenti. No, questo intervengono è molto... sulle nostre condizioni. Certo, sarebbe molto bello se fosse il contrario, purtroppo non è mai così. Ma comunque, molto interessante questo ulteriore squarcio, diciamo, che fa capire quanto sia complessa la partita dei vaccini, però insomma, comunque intanto speriamo che arrivino le dosi, arriveranno comunque nei prossimi mesi, e che ci sia il modo di farli. Oggetto la logistica, la gestione, la campagna vaccinale della cabina di regia di Draghi con i ministri competenti. Ecco qui, che sarà alle 12, è stata anticipata alle 12 di oggi, e che sarà seguita alle 14 da una conferenza stampa, di cui naturalmente poi si darà conto dei contenuti. Lorenzo Pregliasco, devi essere proprio telegrafico, ma ci tenevo ad avere tu sei un esperto di comunicazione. Due cose, mediaticamente, come dire, comunicativamente, le scuse, l'effetto delle scuse di Angela Merkel. Ma io sono convinto che in realtà questo episodio su Angela Merkel in realtà confermi la forza della sua leadership. Può apparire un paradosso, ma fino a un certo punto credo che le leadership di questo calibro si riconoscano anche e soprattutto dal come gestiscono gli errori, dal come riconoscono gli errori. Non sfuggirà a chi ci ascolta una certa differenza con il caso italiano, che nel complesso mi pare in un anno e un mese quasi di pandemia non ha visto ancora nessuno assumersi responsabilità di errori e nessuno chiedere scusa per scelte sbagliate. Siamo sicuri che siano state tutte giuste? Allora, dovrei finire con questo punto interrogativo, che rimanda a altri tanti approfondimenti che faremo, però ci tengo, visto che abbiamo parlato tanto di geopolitica e forse abbiamo approfondito più la Germania e meno la Francia, che c'è un'intervista a France Info del ministro degli esteri Jean-Yves Le Drian, che ha detto che la Russia usa il vaccino come strumento di propaganda. Nella maniera in cui viene gestito, più un mezzo di propaganda e diplomazia aggressiva che strumento di solidarietà e aiuto sanitario. A occhio, Dario Fabbri, questa presa di posizione piace di più a Biden. Sì, a occhio piace di più a Biden, ma in tema di vaccini vedremo sorprese, cioè anche i francesi proveranno a prenderseli, anche quelli non occidentali, se gli americani non fanno presto. E per citare al rovescio De Gregori, tutto questo Biden lo sa. E continueremo ad approfondire anche questi temi quando ci rivedremo. Intanto Omnibus torna domani. Buona giornata, linea Andrea Pancani, Coffee Break.